sono giovani, lontani dal loro paese, ospitati nei centri di accoglienza. Non sanno se qui in Italia avranno un futuro. Sanno però che qui gli allenamenti pomeridiani riempiono ore vuote e rimettono in moto corpo e mente. L'appuntamento è nel tardo pomeriggio a Pietralata, storico quartiere popolare di Roma, già raccontato da Pasolini, da Moravia, da Elsa Morante. L'avventura invece è nuova, sono appena iniziati i corsi di atletica per migranti, ragazze e ragazzi si allenano insieme. Le ragazze arrivano per prime, sono in Italia da pochi mesi e vivono in un centro di accoglienza, hanno voglia di allenarsi, hanno partorito da poco e vogliono rimettersi in forma. Mi chiamo Tabita, vengo dal Congo. Perché sei arrivata in Italia? Perché c'è la guerra e c'è tanti problemi in Congo. Sto a un centro a Nomentana e il centro si chiama Welcome. Mi trovo bene, cioè... Perché vieni qui a correre? Perché mi piace, mi è piaciuto tanto, cioè mi piaceva comunque fare lo sport, perché, anche perché ho appena partorito, quindi serve un po' di sport. Tabita è arrivata dal Congo 4 mesi fa, Cristiana invece viene dalla Nigeria e ci racconta che ha lasciato il suo paese a causa della crisi. Ci racconta pure che ha partorito la sua terza figlia su un barcone 3 mesi fa e che per questo è stata intervistata dalle TV di Mezzo Mondo. Dice che deve correre perché è grassa. Arrivano anche i ragazzi, sono ospitati in un centro di accoglienza della Caritas. Li accompagna Sara, che in quel centro fa la volontaria. Gli istruttori hanno portato scarpe da ginnastica, maglie, pantaloncini. Allora, questo è piccolino, potrebbe andare bene anche piccolo, per esempio, di corporatura. Ok, vai, tieni. Comincia l'allenamento. Tre ragazzi sono pakistani, hanno raggiunto l'Italia via terra con mezzi di fortuna. Gli altri sono arrivati dall'Africa, via mare. La gestione dei ragazzi che entrano nei centri di accoglienza non è sempre esemplare, quindi molto spesso passano molto tempo a non fare assolutamente nulla, quindi non hanno delle opportunità di integrazione. E lo sport invece secondo noi è una grossa opportunità per loro, perché è qualcosa di molto immediato che non passa attraverso il linguaggio, attraverso la ragione, attraverso la cultura, ma passa attraverso il corpo, e quindi ha il vantaggio di avere l'immediatezza del corpo che si muove che ti fa stare in mezzo agli altri in modo gioioso e in modo divertente. L'associazione Liberi Nantes, un nome impegnativo che rievoca i rari Nantes dell'Eneide, da 8 anni organizza attività sportive per rifugiati e migranti. Dopo il calcio, il rugby e le escursioni ci prova con l'atletica. Abdul viene dal Gambia. Con questo posto è importante per me, perché ogni cosa dobbiamo allenare. Allenare anche prima di fare tante cose, prima devi allenare, quando alleni e poi diventare tante cose, deve diventare un'altra, una cosa importante. Lavori? Sono studente. Che cosa studi? Studio italiano e terza media. Nel tuo paese che facevi? Io studiavo. Anche lavoravo anche. Ti allenavi anche lì? Sì, un po', non è tanto, allenavo, giocavo un po' di calcio e correvo un po', solo queste che facevo. Pensi di tornare nel tuo paese un giorno? Sono richiedenza di asilo, ancora non mi hanno dato tutte le cose, per questo non so cosa devo fare, ad esempio devo studiare e poi dopo quando troverò tutte le cose migliori e poi penserò cosa devo fare, perché ad momento non penso di tornare nel mio paese. Abdul comunque ce l'ha fatta, dopo 2 anni e mezzo ha vinto il ricorso, potrà avere il permesso di soggiorno. Gli altri ragazzi hanno inoltrato la richiesta d'asilo, se non sarà accettata dovranno fare ricorso. Passeranno un paio d'anni prima di sapere se potranno restare, mesi e mesi sospesi. In 8 anni di attività c'è qualche storia molto positiva, ad esempio ci sono ragazzi che comunque hanno scoperto di essere bravi calciatori e magari hanno trovato altre squadre più importanti della nostra, e noi chiaramente siamo stati molto contenti di lasciarli andare, perché alla fine il progetto Liberi Nantes non è legato tanto al risultato sportivo quanto all'uso dello sport per
un progresso della persona, quindi quando loro hanno dei risultati noi siamo molto contenti e li salutiamo volentieri. E sono tornati qualche volta da voi? Spesso tornano perché in fin dei conti Liberinantes è una bellissima famiglia dove si sentono accolti e si sentono a loro agio, quindi quando se ne vanno poi c'è sempre la lacrimuccia, per cui tornano volentieri.